Noi della classe di quinta elettrotecnica siamo per collaudare un azionamento di un motore in corrente continua. Questa è la classe quinta elettrotecnica. Massimo De Santis, Francesco Spadani, Davide Giacobelli, Danilo Feliciangeli, Piercarlo Mancini, Matteo Tanti e sottoscritto Marco Livellini. Allora, per realizzare il collaudo abbiamo a disposizione diversi strumenti. Un motore in corrente continua accoppiato a un generatore sincrono che alimenta un banco di resistenze. Allora, l'azionamento è sottoposto a collaudo grazie anche a un banco di alimentazione. Il collaudo consiste nel verificare che la velocità del motore resta costante al diminuire del valore delle resistenze. Per realizzare il collaudo in sicurezza abbiamo bisogno di vari strumenti, tra cui amperometri e voltrometri, per controllare che la corrente non superi il valore nominale e riportata sui dati di targa degli apparecchi. Adesso facciamo il collaudo a 2700 giri. Adesso effettuiamo il collaudo dell'azionamento alla velocità nominale di 2700 giri. Set, set, set.